Buon pomeriggio e ben trovati, ben ritornati, benvenuti nel cuore dei giorni in questo giovedì 25 aprile alle ore 14:30 e 8 secondi in questo istante. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti voi che siete a casa. La gioia di vivere nasce dalla piena dignità umana, dalla centralità della vita e non dalle logiche alienanti di denaro e di potere. Ho ascoltato queste parole questa mattina, a pronunciarle un caro amico, tra l'altro, oltre che un grande artista, che era Monio Vadia, e le pronunciava in occasione della festa che oggi celebriamo, festa della liberazione, della resistenza. Questa, insomma, è la riflessione da cui partiamo. Sì, voglio partire da questa riflessione. In questo pomeriggio la sottoporremo all'ospite che è venuto a trovarci oggi pomeriggio e la sottoponiamo anche a voi, quindi telefonateci all'822 88 96 sia per fare delle domande all'ospite che tra poco conosceremo, sia per riflettere con noi in questa giornata della liberazione. Sì, non è la sola riflessione che poi vogliamo sottoporre al personaggio che tra poco incontriamo e con la quale potremo dialogare in assoluto libertà e sincerità. Ho detto la quale, quindi si capisce che è un ospite femminile, donna. Il suo nome, partiamo dal nome, il nome è Ditlinde, non so se lo pronuncio bene perché non ho molta confidenza col tedesco, però so che nell'antica lingua germanica significa colei che guida il popolo. Un po' il riferimento alla giornata odierna ci può pure potrebbe stare. Essere. Sicuramente un riferimento c'è al suo temperamento che è forte, deciso, proprio da leader. Parla italiano, tedesco, inglese e francese, quindi da qui si deduce anche questo spirito cosmopolita, però senza rinunciare alla conoscenza profonda delle sue origini, del passato e della storia. È un volto angelico e carattere di ferro, quindi c'è un ossimoro, un contrasto mirabile e anche affascinante. Nel 1987 diventa la prima donna in Italia a condurre un TG di prima serata, quindi indiscussa, inconfutabile, poi diventa la sua capacità di ancorare gli spettatori al teleschermo grazie a tre parole con la A, alle tre A. Quali sono? Abilità, amore per la sua professione e appeal, dobbiamo dirlo. Allora, in due parole, anzi in tre parole, Ditlinde Lilli Gruber. E vai, adesso tutti abbiamo capito chi è Ditlinde. Grazie per essere qui. Ciao, buon pomeriggio. Grazie, ciao. Allora, Ditlinde, non è durato molto questo nome in realtà poi, no? Pochissimo, perché mio padre mi ha chiamato subito Lilli, quindi non si capisce bene perché mi abbiano battezzato Ditlinde, ma insomma, diciamo mia madre aveva il compito di scegliere i nomi e poi però, insomma, come si fa una bambina? Segnata per tutta la vita. Come ti chiami? Quindi sono Lilli da sempre. Senti, io so che c'è un ricordo forse ancora doloroso di un lontano 25 aprile degli anni 60 che ti porti dentro, da quello che ho letto, in una scuola elementare. Sì, diciamo che io sono appunto sul tirolese, quindi sì. Sono di, diciamo, vengo dalla minoranza etnico-linguistica tedesca. Il Sud Tirolo, Alto Adige, ha un passato molto turbolento e io frequentavo le piccole figlie di San Giuseppe a Verona, e scuole elementari, e per il 25 aprile una suora, non la mia suor Rosita, non la nostra, ma un'altra, insomma, venne in classe a raccontarci degli orrori compiuti dai nazisti contro gli italiani. In particolare, insomma, ha raccontato che i nazisti per ogni tedesco ucciso ammazzavano 10 italiani e con il grasso degli italiani facevano il sapone. Una cosa molto cruenta. Eravamo 8 anni, no? E quindi mi ricordo che una delle mie compagnucce si è girata verso di me e ha fatto così a Gruber: anche tu una di questi. E allora, insomma, è scoppiato un po' un putiferio, perché i genitori tuoi si saranno ribellati, ovviamente. Soprattutto, cioè, mia madre ha detto: ma insomma, voi dovreste predicare, no, la pacifica convivenza. Certo. In realtà aizzate i bambini così piccoli che non, certo, possono capire. Insomma, però, sai, fanno parte della vita queste, no, cose. Quindi praticamente tu per loro eri la tedesca. Ero la tedesca, però non, sì, è proprio stato così semplice. Anche perché allora parlavo ancora con la R, quindi non ero ancora... Però così, dicevo, ribaltamenti poi ci sono stati, perché alla fine non sapevi da che parte stavi, nel senso che poi i tuoi cugini ti chiamavano, se non sbaglio, definivano Valsche, si dice così? La Terruna? Cioè, come chiamavano gli italiani, no? Sì, perché i miei genitori, per fortuna, ed è la cosa più preziosa che hanno regalato a me, a mio fratello e mia sorella, ci hanno insegnato
diciamo intanto a studiare le lingue, perché questo ci consentiva di conoscere altri popoli, altre culture, e quindi di avere la mente aperta verso gli altri, di non avere paura del diverso. Certo. Quindi diciamo che questo è stato per noi e per me l'insegnamento più importante. Certo, negli anni 60-70, quando in Sud Tirolo c'era il terrorismo, no, anche con le bombe, in difesa della minoranza, certo, etnico-linguistica, della cultura, della lingua, eccetera, eccetera. Insomma, erano tempi anche di grande tensione, erano tempi difficili, e io per forza di cose venivo vista dagli italiani a sud di Salorno, a sud di Bolzano, come appunto una pericolosa crucca teutonica. E invece dai tedeschi, anche un po' da amici, parenti, eravamo troppo aperti per loro, no? Perché si trattava di chiudersi nel momento, diciamo, massimo del, certo, pericolo. E insomma, non devono essere stati anni facili. Sì, ma sai come si dice, no? Ti buttano nell'acqua e o tu impari a nuotare, certo, se no affoghi. Quindi, certo, diciamo che siamo, la legge della siamo stati educati un po' all'insegna in maniera, di questa. Evidentemente, insomma, hai imparato a nuotare benissimo, no? Da quello che si vede. Allora, grazie alla tua popolarità, io posso anche esimermi dall'elencare il tuo curriculum. Sarebbe un'operazione poi che richiederebbe anche troppo tempo. Però posso soffermarmi su alcuni aspetti, insomma, per far emergere soprattutto alcune scelte della tua vita che possono, a mio avviso, risultare esemplari, illuminanti per chi ci sta ascoltando e seguendo. Oltre a essere un notissimo, ovviamente, popolarissimo mezzo busto, come si dice in gergo, hai sempre avuto però la sana ansia di raccontare quello che succedeva nel mondo. E quindi l'inviato, no? Il crollo del muro, scandalo Waldheim, la guerra ex Jugoslavia, Baghdad, da cui è uscito fuori anche un libro. Anche hai lottato per i diritti della categoria, i diritti delle donne in questo lavoro, la trasparenza, no? Nei concorsi, eccetera. Da dove nasce tutta questa ansia, questo desiderio di non fermarti mai? Nemmeno È una bella domanda, non lo so da dove nasca. Credo che un po' dipenda dal fatto che sono una donna, diciamo, di frontiera, perché io sono nata in una zona di confine e quindi il confine ce l'ho dentro, e so che cosa, insomma, cosa vuol dire combattere quindi contro i pregiudizi, combattere contro le chiusure, contro, e credo che, non so, un po' è questione di carattere, mi dicono gli esperti di astrologia che sono anche un ariete, quindi un po' è questione proprio anche di educazione, quello di non arrendersi mai di fronte all'evidenza, quella di cercare sempre cosa c'è dietro le quinte, quella di tentare di capire, di interpretare. Quindi la curiosità. La curiosità, io credo che sì, se dovessi definirmi con un aggettivo direi che sono curiosa, e penso, tu lo sai meglio di me, che anche è la base, diciamo, di la qualità mestiere, più importante che, certo, deve avere un giornalista. Oltre, no, a consumarsi la suola delle scarpe. Oltre, diciamo, quindi ad avere anche una buona salute, esatto, e se no fare i giornalisti stando davanti, certo, al proprio computer. Veniamo alla conduzione, quindi. Allora, facciamo alcune date, diciamo, storiche nella tua vita. 1987, Alberto La Volpe al TG2 ti dà questa opportunità del TG in prima serata. Delle 19.45. Poi, io avevo chiamato al TG2 nell'86 da Ghirelli. Sì, un anno prima da Ghirelli, appunto, ma in mezza sera, se non sbaglio. Sì, sì, facevo mezza sera e notte. Notte. Parlavo proprio della conduzione del TG di prima serata, e quindi nell'87, un anno dopo. Nel 94, il TG1, alle ore 20, no? Anche lì ci fu l'esploit, cioè ci fu il debutto, diciamo, in prima serata, fino al 2004. Quindi 11 anni da TG da prima donna, diciamo così. Come è nato tutto ciò e qual è stata la gratificazione maggiore che hai vissuto, ricevuto, o la difficoltà e la rinuncia più pesante in tutti quegli anni? Beh, insomma, sono stati anni un po' da combattenti per molti giornalisti del servizio pubblico, no? Intanto a livello, diciamo, individuale è stato difficile imporre un diverso modello professionale, quindi anche culturale, perché, insomma, l'Italia è un paese ancora oggi piuttosto maschilista,
Figurati com'era nell'87, quindi certo. Il cittadino comune pensava che una giovane donna, che non, insomma, anche magari di aspetto fisico, ma insomma normale, certo. Ma insomma, che sedeva su una poltrona che normalmente era occupata da uomini, insomma, non potesse essere una giornalista, per cui per strada cominciavano a fermarmi, a dirmi: ah, ma che brava annunciatrice, che brava presentatrice. E io allora mi arrabbiavo tantissimo, cercavo sempre di spiegare, ma no, guardi che ormai sì, ci la figura sono tante dell'annunciatrice donne eravamo abituati, no? Sì, in realtà c'è sempre c'erano stata, solo le donne, no? E quindi lo trovavo offensivo, certo. No? Io che facevo una battaglia da tanti anni per il riconoscimento delle colleghe, delle giornaliste donne come delle professioniste, certo. non solo pari al pari degli uomini, ma spesso anche più brave. Insomma, quindi è stato un po' una piccola rivoluzione culturale, no? Anche per l'Italia, vedere che nel telegiornale principale. Però poi sono stati proprio degli uomini che hanno invece creduto in te e sì. In quello che tu poi hai rappresentato, in questa io dicevo rivoluzione sempre vera e propria, no? A Antonio Ghirelli, che è mancato pochi mesi fa, un grandissimo giornalista, un vero signore napoletano, gli dicevo sempre: dico, tu direttore guardi la televisione da maccio quale sei, e quindi ti sei messo davanti allo schermo, al piccolo schermo, e hai detto basta con questi. Lui diceva: oh, sti bruttoni, non li vogliamo più vedere. Quindi questi uomini conduttori si sentivano un po' assediati da Ghirelli. Quindi lui, è vero, in questo che non era un uomo di televisione, ma diceva, insomma, nella società italiana le donne già erano molto attive in tutte le professioni e la televisione doveva rappresentare, esatto, anche questo. È stato semplicemente un dare spazio a qualcosa che già era in fermento, in atto nella società. Lilli, quella che dà la notizia di tre quarti, no? È rimasta anche questa nell'icona. Vedi che c'ho una malattia, la tendenza che ho. C'era, no? Sì. Allora, questa postura com'è nata? È stata studiata a tavolino, ma dopo no, ore di prove? No, e poi finché no, si è pensi, capito pensi, qual era? Perché no. Allora Ghirelli, un sabato pomeriggio, io arrivai da Bolzano con la mia valigetta e le mie cassette con i servizi, telegiornali, perché lavoravo al TG3 del Trentino Alto Adige, e mi disse: va bene, lunedì cominci. E lunedì cominci, io andai in onda, davvero, questo non oggi non ci crede nessuno, senza aver fatto un provino, perché è la prima volta che conducevo un telegiornale a livello nazionale, ero terrorizzata. Nemmeno una prova in niente, studio? Niente, no, no. Mi sono solo seduta per le due sere di sabato e domenica accanto, insomma. Ma non inquadrata? Non inquadrata del conduttore maschio, uh-huh. E ho guardato un po' come faceva, insomma, sì, quali erano, sì, gli strumenti. Quindi se ci penso adesso, oggi non si fa più così, giustamente. Ma il commento di Ghirelli voglio, fu: tu sei un animale televisivo. Però ecco, non voglio ridurlo a un fatto puramente estetico, però effettivamente poi hai cercato insomma un tipo di inquadratura che valorizzasse, catturasse di ma più no, l'attenzione. Ma che valorizzasse, o no? Ma no, perché lavoravamo a un certo punto con due telecamere, una davanti e una alla mia sinistra. Quindi per essere in asse con quella alla mia sinistra. Ma proprio un fatto tecnico, logistico. Ma sì, proprio poi è stato. Insomma, non sono mai stata immobile come una statuina davanti alla telecamera. Non eravamo soffitti, mi truccavo da sola. Oggi se mi rivedo ogni tanto ero brutta come il demonio. Ma, insomma, non ero molto. Non c'era molta sofisticazione. Non la pensavano così, ma non volevo fare. Ma vedi come fare la televisione è un animale strano, un mezzo veramente, no, ecco, le cui regole un po' ci sfuggono, no? Era Lilli La Rossa, erano i tempi di Lilli La Rossa, no? Sì. Senti, leggo una prima parte della tua giornata tipo, e poi arriviamo alla domanda. Sveglia alle 7, mezz'ora accucciata sotto le coperte ascoltando la rassegna stampa di Radio 24. No, aspetta, sveglia alle 7, diciamo, io sento la radio di notte, quando mi sveglio sento la radio. Qui magari può essere anche alle 5 di mattina, che sono sempre aggiornatissima, ma questo mica perché voglio, perché ogni tanto quindi, capita, insomma, sempre in una di ora indefinita dell'alba tu più o meno ti svegli con la radio accesa, ascoltando la radio, aggiornandoti subito sulle notizie, colazione con Newslet e Verde, sempre in compagnia della radio, e poi la lettura di un'infinità di quotidiani, Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere della Sera, Financial Times, Herald Tribune,
internet e i quotidiani online. Ora capisco perché Jacques, tuo marito, ti ha definito control freak. Un control freak, si dice quando sempre controllare tutto. Significa che così, quando si dice tu sei un control freak, vuol dire che vuoi sempre controllare tutto. È un po' questo sicuramente. Ed è vero, c'è questa tendenza. Perché temo di avere un po' questa tendenza, che però per fortuna poi viene, diciamo, ma più altro volevo sapere come si fa a essere efficiente, meticolosa, precisa, perfezionista e a evitare il rischio della superbia e della presunzione? Bah, non lo so, no, non credo, non sta a me dirlo, non credo di essere né presuntuosa né superba, anzi, ma questo probabilmente anche perché le donne della mia generazione hanno sempre pensato di essere comunque meno brave, comunque meno capaci degli uomini, e quindi diciamo questo ha... E poi perché non lo sono per carattere. Io di fronte alle prove difficili mi piace la sfida, però parto sempre dal presupposto che potrebbe andare malissimo, anzi probabilmente andrà malissimo, e poi cerco di dare insomma il meglio. Quindi un sano senso di umiltà, insomma, sì, di realismo. Molta umiltà. Io penso che poi facendo questo mestiere dei giornalisti sia un'altra qualità importante insieme alla curiosità. Prima di affrontare, anche perché sennò invece non vedi certe cose, no? Se non sei umile non ti accorgi, certo, di certe si cose. Si creano degli schemi precostituiti, io penso anche questo, non si è aperti all'ascolto. Certo, penso poi anche che andando, questo l'ho capito poi andando avanti con gli anni, che l'educazione rigida che io ho avuto, insomma un'educazione molto austro-ungarica, molto severa, molto, molto anche basata sul bon ton, no? Dei comportamenti ben precisi da assumere. Cioè la forma è sostanza. Il che non sarebbe sbagliato del tutto. No, lo se è, non diventa, esatto, sicuro. Appunto, e quindi un po' anche come dire, se noi parliamo male, pensiamo male e di conseguenza viviamo male, no? Io sono, sono una molto impulsiva di carattere, anche se non sembra. Poi vengo spesso frenata proprio dalla buona educazione, nel senso che sennò magari sarei anche ok, meno male. Sì. Prima di affrontare invece un altro lato di Lili Gruber in qualità prettamente di scrittrice, volevo fare un'ultima domanda, un po' di quelle più croce che delizia, anzi solo croce, diciamo. Sempre proseguendo nella tua giornata tipo, so che alle 10 c'è l'appuntamento con la lettura dei dati sugli ascolti. Appena arrivano, 10 e mezza. Appunto, sì, sì, lo sappiamo che quello è l'orario. Sì, lo è per tutti, no? Croce o delizia. No, delizia, sì, vabbè. Delizia è molto effimera. Quanto questo appuntamento e le conseguenze di questa lettura condizionano il tuo umore e le tue scelte poi? Ma insomma, non mi piace perdere, no? Se so che la mia squadra e io abbiamo cercato di fare del nostro meglio, io vorrei vincere, sì. Perché? Ma perché questo comporta tutta una serie di conseguenze, no? Non solo, diciamo, per una questione così di amor proprio, ma anche perché io non lavoro più nel servizio pubblico, certo. Lavoro alla 7, conduco una trasmissione quotidiana, mezzo, che si chiama 8 e mezzo, e l'azienda da me vuole anche gli ascolti, certo. Ma coniugare gli ascolti con la qualità non è sempre facilissimo, però diciamo su questo abbiamo, questa per noi è stata la sfida dall'inizio, e avendo più che triplicato gli ascolti direi che gli spettatori ci hanno dato finora ragione. Un uomo gira tutto il mondo in cerca di quello che gli occorre, poi torna a casa e là lo trova. Questa è una frase di uno scrittore irlandese, George Moore, che mi sembra ideale per introdurre, o perlomeno l'ho trovata opportuna per introdurre l'argomento di questo tuo libro, Eredità, una storia della mia famiglia tra l'impero e il fascismo. Perché in effetti dopo aver tanto girato tu poi hai incontrato un elemento estremamente privato che è il diario della tua bisnonna, e da lì hai avuto l'esigenza e il desiderio di immergerti in questa conoscenza, di fare questo viaggio a ritroso nel passato. E poi hai capito che questa tua esperienza di tuffo nel passato ti ha fatto fare non solo dei passi in avanti, ma evidentemente l'hai reputata interessante e degna di essere conosciuta anche all'opinione pubblica.
perché? Che cosa c'è di rilevante da far sapere a tutti, o perlomeno da quale necessità è nato poi la scrittura di questo libro? Diciamo che era da qualche anno che ci pensavo, perché quando abbiamo scoperto questo diario della mia bisnonna, che era una signora colta, di figlia di un ricco proprietario terriero, che si è trovata a vivere anni cruciali per il destino dell'Europa e anche del Sud Tirolo, perché si chiamava Tirolo quando la mia bisnonna ha cominciato a scrivere nel 1902. Rosa Tiefenthaler. Rosa Tiefenthaler. Tiefenthaler. Sì. Okay. Tiefenthaler, che è di Pinzon, che è un Pinzone, un minuscolo paesello sopra Egna ora, dove lei appunto ha ereditato quella parte di proprietà dal padre. Loro erano 16 fratelli, 10 femmine e 6 maschi. I maschi sono tutti morti, ma sono rimaste queste due sorelle, una Rosa ha ereditato quella e la sorella dall'altra parte dell'Adige. Però insomma, diciamo che quello che mi ha molto colpito di questo diario è stata intanto la capacità di scrittura della mia bisnonna, e la capacità di cogliere, perché non parlava solo dei sentimenti, delle vicissitudini della famiglia, no, lei era praticamente una cronista, e quindi in diretta scriveva la sera in questo diario quello che stava succedendo nella sua terra e nell'Europa in quegli anni, quindi in particolare... Cioè partiva dagli accadimenti del proprio privato per diventare qualcosa... No, c'era un giorno in cui scriveva solo degli accadimenti politici, perché leggeva anche i giornali dell'epoca ed era molto... Era una cronista molto attenta e anche molto molto precisa. Bisogna pensare che diciamo il Sud Tirolo, con la fine della Prima Guerra Mondiale e gli accordi di pace, ci fu il crollo dell'impero austro-ungarico, al quale il Sud Tirolo ha appartenuto per più di 13 secoli, e improvvisamente quel fazzoletto di terra è diventato Italia. E quindi questo ha scatenato in quella che poi diventerà la minoranza etnico-linguistica tedesca, sudtirolese, una reazione feroce, perché 3 anni dopo va al potere Mussolini e il fascismo, naturalmente, come tutte le dittature, celebra la nazionalizzazione assoluta. La nazionalizzazione, la colonizzazione di quella parte di terra e l'oppressione delle minoranze, quindi compresa quella sudtirolese. La fuga verso il nazismo, anzi la falsa... E poi appunto in quegli anni su Tirolo è successo di tutto di più, perché la popolazione ha cominciato a vedere in Hitler e nel nazismo l'unica salvezza, l'unico modo per liberarsi dal giogo fascista. E la famiglia, mia famiglia, è rimasta anche coinvolta direttamente, perché la figlia più piccola della mia bisnonna, quindi la mia prozia Hella, che era una giovane ragazza intelligente, curiosa, bella, molto civettuola anche, è diventata una militante, prima una militante antifascista. Quindi la famiglia ha vissuto persecuzioni da subito. Il mio bisnonno è stato messo in prigione, la loro casa perquisita, e soprattutto questa Hella seguita dalla polizia segreta fascista, finché poi la arrestano per attività contro la sicurezza dello Stato e la condannano a 5 anni di confino a Castelluccio Inferiore, quindi in Basilicata, in un posto sperduto che neanche nessuno sa neanche oggi dove sia sulla carta. Anche io sono rimasto perplesso. E quindi ci sono ritrovato non solo il diario della mia bisnonna, ma poi anche le lettere che ha scritto la giovane Hella, sua madre, dal confino, in cui racconta questo mondo, questo incontro, scontro con gli italiani. Senti, volevo, se sei d'accordo, leggere una cosa che mi ha colpito appunto nella lettura del libro, che apparentemente è qualcosa di assolutamente privato. In realtà anche questo lo trovo estremamente invece emblematico. Alcuni punti dal testamento della tua bisnonna, Rosa Rizzoli, nata Tiefenthaler, dove viene esplicitato dalla tua bisnonna alcuni aspetti che oggi possono suonare un po' singolari.
I miei successori non dovranno lesinare l'aiuto ai poveri affinché la benedizione di Dio sia sempre con loro. I figli dovranno comportarsi bene con il loro caro padre, non dargli la minima preoccupazione. Assistalo con amore e attaccamento dalla vecchiaia e dalla malattia. Onora tuo padre e tua madre affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Cioè, oggi siamo abituati a testamenti invece tutti giocati intorno a cavilli burocratici o comunque legati agli interessi. Precisare nel testamento questi aspetti, questi valori. Beh, era una donna che aveva una grandissima fede e quindi anche il suo diario è intriso di valori e di fede cristiana. Lei non sarebbe sopravvissuta a tutti, immaginatevi cos'erano gli anni della prima guerra mondiale con il marito che naturalmente è dovuto andare a militare, poi dopo tutti gli anni, no, della frattura dalla madre patria, l'italianizzazione, poi l'avvento delle del prove nazismo, difficilissime, poi la seconda guerra mondiale, poi lei muore nel 1940, secondo me di dolore, perché non poteva sopportare un'altra frattura così forte, perché a un certo punto con il patto Hitler-Mussolini i sudtirolesi nel 1939 hanno potuto, tra virgolette, decidere se diventare cittadini germanici e lasciare tutto, i loro averi, la loro terra, oppure restare in Italia senza garanzie. E io sono sicura, ho letto, riletto questo diario, ho parlato con i testimoni che ancora vivono. Insomma, è morta di questo, di crepa poi alla cuore, fine. Potremmo dire, sì, quasi, sì. E però è stata una donna che ha insegnato. È uno dei motivi per cui la mia bisnonna era così diffidente nei confronti di Hitler era esattamente questo, perché diceva che era un senza Dio. E chi è senza Dio non può fare nulla di buono. Dovremmo avere in collegamento la signora Anna D'Arieti, a cui diamo il benvenuto e buon pomeriggio. E credo di sapere il motivo per cui Anna chiama. Buon pomeriggio, Anna. Buon pomeriggio. Anna, la prima cortesia di prassi è quella di abbassare il volume della televisione. L'ho già abbassato. Perfetto. L'ho già abbassato. Benissimo. Mi grazie. Sente? Chiaro e forte. Allora, prima una domanda alla signora Gruber, e poi le dico perché ho chiamato per lei, appositamente per lei. Volevo sapere se è credente. Se io credo in Dio, in Cristo, insomma, anche se non è cattolica, non lo so se lei è cattolica. Sì, no, certo che sono cattolica, vengo poi da una famiglia molto credente e molto cattolica. Poi il Sudtirolo è stato storicamente una terra molto, molto cattolica. Sì, lo so, diciamo una domanda molto personale, io ho frequentato tutte le scuole. No, perché dalle le devo suore. Dire? No, ma mi faccio finire. Posso dirle il motivo per cui le ho chiesto questo? Posso dirle perché Prego, ho chiesto Anna. Questo? Perché io sono anni che seguo questa televisione e non ho mai, ho chiamato tante volte e mai la linea libera, sempre lasciavo, ma non volevo molto apparire in televisione per parlare. Oggi ho trovato subito, la vedevo in questo una tenerezza di Dio per me, ho trovato la linea libera per poter dire a lei qualcosa. Ecco, perché l'ho chiesto se era credente, perché può capire la tenerezza. Io ho visto questo trovare la linea libera come una chicca di amore di Dio per me. Allora, l'ho chiamata per farle. Innanzitutto io ho vissuto molti anni a Londra e quando tornai lei lavorava al telegiornale italiano, a TG1. E rimasi veramente affascinata da una persona come lei, così professionalmente preparata, oltre che carina d'aspetto, bella d'aspetto, ma sapeva lavorare in un modo eccezionale. Allora c'è stato subito un feeling, come una fraternità con lei, sinceramente lo dico, non so se ho fatto di spirito o che. E poi l'ho persa, perché poi alla Rai lei non c'è stata più, adesso l'ho ritrovata su TV, la 7, la sera vedo la sua solo, passo di là a vedere, per sentire lei, ma no, perché vedo che fa delle interviste molto... Quindi ci vediamo stasera, signora Anna, no? Ci vediamo stasera, anche perché... Tutte le sere la vedo, andiamo in onda tutte le sere. Quel momento, quel tempo suo per seguire lei. Grazie. Grazie signora Anna. Volevo dire veramente che
tutto, ma sono contenta di averla sempre seguita e tutto. Signora, perché tra l'altro faccio anche una grande fatica ci a sentire. Ci vediamo stasera con chiarezza. Sulla 7. Intanto abbiamo stabilito questo contatto, questa relazione tra Lily Gruber e lei. Signora Anna, siamo contenti che invece finalmente è riuscita a entrare in contatto con noi e sì, sicuramente sarà segnale. Stata anche una tenerezza particolare. Venendo invece all'Eredità, a questo punto volevo chiederti un'altra cosa. Eredità, questo titolo è stato scelto, immagino, facendo riferimento a un'eredità anche di carattere morale o soprattutto di carattere morale ed etico, no? Sì, credo che un po' quando insomma si cresce, si matura, all'inizio quando si è giovani, almeno a me è successo così, io avevo voglia di uscire da quelle montagne, volevo andare a conoscere il mondo, volevo incontrare appunto culture, popoli diversi, ero molto, molto curiosa rispetto a quello che era diverso da me. E quindi mi dava anche un po' fastidio, no? Anche tutta questa retorica dei miei, delle mie nonne, i poveri sudtirolesi, quello che è successo, i fascisti cattivi, insomma, tutta, certo. C'era ovviamente una memoria storica molto viva, molto tramandata. E volevo occuparmi di altro. Poi, però, siccome le proprie radici bisogna non solo rispettarle, conoscerle, ma anche difenderle. No? E quindi mi sembrava giusto a un certo punto tornare lì, lì dove in realtà non è che non me ne sono mai andata con tutta una parte di me, no? Perché ci sono stati anche momenti conflittuali con la figura di tuo padre, che so che era molto autorevole, sì, ma era anche un uomo molto autoritario, sì, come no. Credo che il fatto di insomma aver avuto un rapporto molto franco con lui e di avere osato anche sfidarlo quando io ero una ragazza, lui e la sua autorità e la sua autorevolezza mi abbia poi insegnato che nella vita non bisogna avere paura mai, cioè, e soprattutto non bisogna avere paura del potere. Senti Lily, c'è una parola, una considerazione su questo libro che vorrei si dicesse, che tu vorresti si dicesse e che non abbiamo detto? Ma credo che sia un libro molto più intimo di quanto io non riesca a spiegare. A trasmettere. In realtà mi ha costato una fatica emotiva enorme e chi lo legge poi capisce anche perché. Allora io ti ringrazio di questa tua apertura nei nostri confronti e lo vorrei fare, se sei d'accordo, con alcuni versi che tu conosci benissimo perché li traggo dal tuo libro e che sono anche emotivamente molto forti, portano al passato. Abbi una canzone sulle labbra, sii sempre di buon umore, nel tuo cuore splenda il sole e tutto andrà bene. Che cos'è? È una canzone questa in realtà, è no? Una canzone che tratta dal... perché mia nonna, la mia bisnonna, che era appunto una donna molto colta, poi ha... ogni tanto in questo suo diario ha inserito dei testi di canzoni, di poesie, di Goethe, di Schiller e poi anche lei stessa componeva. Ma tu la conoscevi questa canzone, nel senso te la ricordavi? Allora, non me la ricordo più oggi, ma... Quindi se ti chiedo di cantarla, mia mamma, non sei capace. Sì, perché poi mia madre, mia madre Herlinde, che è stata tra l'altro una fonte preziosissima anche per scrivere questo libro, perché... Te la cantava. Lei è custode di tanti piccoli grandi segreti della famiglia, quindi... Te la cantava quindi tua madre, dici? Sì, noi abbiamo... Allora, mia madre cantava, suonava il liuto, noi siamo diciamo una famiglia molto musicale, esclusa me, che nonostante abbia suonato il pianoforte imparato per tanti anni, sono la meno talentata. Mio padre era un grande talento musicale che si è poi ha fatto l'imprenditore, mio fratello è un architetto ma è anche un musicista jazz che si è laureato in teoria e composizione all'Accademia Musicale a Vienna, quindi facevamo questi concertini familiari che è un po' tipico anche delle nostre parti. Certo. No? E quindi questa mio fratello la chitarra, pianoforte, mia sorella la fisarmonica, mia madre il liuto e mio padre qualsiasi cosa, lui certo componeva anche così. E
e una delle mie, diciamo, zie, prozie, un vero talento musicale, quando eravamo piccoli e veniva ospite da noi in estate sul lago di Caldaro, ci insegnava tutte queste canzoni, di cui alcune me le ricordo molto bene, ogni tanto le canto anche. Vabbè, non ti chiedo di cantarla adesso, oppure se vuoi, prego, fallo pure. No, non voglio risparmiare questa dura prova agli spettatori. Grazie Lily Gruber.